settimana Gloria ha deciso di fare uno svuota spesa. Siamo ottobre, adesso arriva Halloween. Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi ho fatto la spesa e ho deciso di farvi questo svuota spesa, che è tra l'altro la prima volta che faccio questo tipo di video. In realtà sono molto esaltata solo per due cosine molto carine che sono visibilissime, cioè queste enormi zucche. Ho cercato ovunque delle zucche, sono andata nei supermercati qua della mia zona ma non ho trovato queste zucche, le classiche zucche arancioni da fare, da intagliare insomma, comunque da lasciare anche così intere per abbellire la casa con le zucche per Halloween. Fine. Volevo delle zucche. Sono molto contenta di averle trovate al Lidl, perché so che lì si trovano sempre cose molto sfiziose, carine, a prezzi straconvenienti. Infatti ogni zucca al pezzo costava tipo 3 euro e qualcosa, 3,89 euro, 4,20 euro, non mi ricordo, comunque tra i 3 e 4 euro al pezzo, quindi non c'era da pesare la zucca, voi prendete quelle che volete ma le pagate tot al pezzo. Secondo me è molto vantaggioso. Io non so ancora se le intaglierò, anche perché sono proprio belle anche così, magari faccio una faccia, non lo so, devo ancora capire questa cosa. Questa zucca invece è quella al selenio da cucinare ed è qua perché prima o poi la dovrò fare. E ho fatto la spesa al Lidl, quindi questo sarà il mio primo svuota spesa. Non ho trovato molto, non ho trovato tante di quelle cose che di solito compro, tipo i noodles che volevo troppo farvi vedere perché c'è una ricetta che mi andava di farvi vedere ma non li ho trovati. Quindi inizierei subitissimo con i miei prodotti preferiti da bere, che sono questi succhini. Questi succhi qua della Sole Vita Multivitaminici sono tipo buonissimi e poi mi danno una carica di energia ogni volta che li bevo, che durante la giornata ci vuole. Sono un po' deboluccia e queste qua mi tirano un po' su. Adesso ne aprirò uno. Li sistemo tutti in frigo, ma ho visto su vari video di youtuber insomma, che a cui piace sistemare il proprio frigo, che praticamente hanno tutti questi scaffali per il frigo in più per sistemare cose come queste, che sono per forme del genere, che come vedete sono proprio dei succhini che sembrano quasi quelli, sembrano proprio i multivitaminici che prendono anche nei K-drama. Non so se lo conoscete, questo qua è tipo una delle mie bevande del Lidl preferita. L'unica pecca, che ok, salvaguardare l'ambiente io ci sto, però mi sprechi la plastica per fare il portacannuccia e poi mi fai la cannuccia di carta, che io odio, preferisco bere senza cannuccia direttamente da qua, anche se non è molto igienico. Le cannucce di carta è come se facessero delle micro bollicine d'aria quando aspiro e mi sento praticamente la bevanda che cambia gusto. Io non so se sono l'unica pazza a notarla questa cosa, ad averla notata questa cosa. Anche le mie amiche dicono che in effetti le cannucce di carta sono molto diverse da quelle di plastica, il sapore è completamente diverso. E quindi mi dispiace, perché ok, sono d'accordissimo col fatto che dobbiamo sostituire le cannucce, anzi dovremmo proprio toglierci la cosa del bere con le cannucce, però almeno fatemi un'altra apertura, cioè avete un prolungamento di questa cosa dove io la possa bere da qua, ok? Non so, è un'idea, signor Sole Vita del Lidl, è un'idea. È buonissimo, però con la cannuccia di carta. Passiamo con le cose che ci servono per vivere. Come primo componente della nostra lista della spesa c'erano le uova, perché avevo bisogno di uova. Sapete che io mangio praticamente un uovo al giorno la mattina con la mia colazione preferita. Adesso sta iniziando un po' a cambiare perché con l'arrivo del freddo insomma anche i miei gusti cambiano e mutano, però le uova servono sempre perché ci cucino tantissimo io. Poi ho preso queste polpettine vegetali che io adoro, della Vemondo, e sono molto buone, sfiziose. Quando non ho tanto sbatti di cucinare le prendo, perché appunto non so mai di cosa ho voglia, almeno c'è qualcosa di pronto quando non ho sbatti. Poi ho preso questi che mi ispiravano, non li avevo mai provati, yogurt al caramel popcorn. Cioè, sanno di popcorn al caramello. Io veramente vi dirò se è buono, vi darò il voto. E poi quello al muffin al cioccolato. Ebbene sì. Poi ho preso una tavoletta di cioccolato al latte, che anche con questa io ci cucino, ci faccio i dolcetti. Ed era un po' di tempo che dovevo prendere il cioccolato, ma mi dimenticavo ogni volta. Cioccolato e zucca, insomma, voglio farci anche qualche bevandina, boh, non lo so. Non ho trovato, come vi ho detto, i noodles per poter fare la ricetta e riproporvela sul canale, ma ho trovato i dim sum, ho trovato i dim sum, quelli con la carne e lo zenzero. Questo qua è il pacchetto, devo ancora provarli, non li ho mai provati. Questi qua praticamente hanno all'interno carne e zenzero più carota, aglio, rosmarino, noce moscata, sale, vino, bla bla bla. E non vedo l'ora di provarli. Si possono fare sia in vaporiera che in padella che in pentola. Io e fritti, io li farò sicuramente in padella. Penso che metterò 2 cucchiai d'acqua per far cuocere la parte della pasta, la parte dura, e li farò soffriggere poi con l'olio in modo da creare anche quella salsina con la salsa di soia insieme, che vengono una meraviglia. Anche questo è tipo il cibo salvavita quando non ho voglia di cucinare o non ho tempo. Poi invece ho preso cose per cucinare, tipo
porri, che io adoro, ho una malattia per i porri perché li taglio a fettine e poi li faccio andare, faccio saltare anche questi in padella con l'olio. Quando sono quasi cotti aggiungo lo zucchero e l'aceto di riso. In che senso? Bene, se voi fate questa cosa, quindi li andate a caramellare, li potete mettere buonissimi sopra, si fa anche una salsina dolciastra col sale, poi viene... sopra, che ne so, la fetta di pane, al cracker, e vi giuro che se fate anche uno strato di formaggio che sia magari Philadelphia con dell'erba cipollina tagliata e sempre anche lì un po' di sale e un po' di pepe, poi ci mettete sopra i porri fatti in questo modo, questo era tipo il mio cavallo di battaglia degli appetizer quando l'anno scorso io e la mia amica ci mettavamo qua in pieno inverno che faceva troppo freddo per uscire. Preparavo sempre questo appetizer con i porri, quindi tornerà sicuramente. E magari vi farò vedere la ricetta perché sono, cioè, veramente buono. Cipollotti, anche questi sono ingredienti essenziali per la cucina asiatica o comunque coreana, perché sapete che a me piace un sacco fare questi piatti coreani. E quindi il cipollotto serve sempre, anche qua soffritto con straccetti di carne o solo con le verdure, veramente molto molto buono. Poi ho preso le patate perché le patate sono sempre utili e io le faccio spesso anche qua al vapore, oppure le faccio bollite e poi le metto insieme a... faccio un insalatone, insomma, in qualche modo le patate le sfruttiamo. Molto buone anche le patate dolci da fare al forno, non le ho trovate, però spero di prenderle presto, perché se le tagliate proprio come se fossero patatine da friggere a listarelline, e le salate, le impepate, le oliate, le mettete in forno, vengono super croccanti e strabuone, perché c'è il contrasto anche qua del sale con la patata dolce, quindi anche qua vi consiglio di provarle. E poi zenzero fresco, perché anche qua zenzero fresco strautile, fa strabene in questo periodo. Quello che preparo di solito è la mia tisana magica con l'origano, lo zenzero e, se ce l'avete, anche la foglia d'alloro, miele e limone se vi piace. Non ho preso il miele, ecco cosa non ho preso. Cosa dovete fare? Questa qua è una manna dal cielo per la vostra salute, soprattutto adesso che inizia il freddo e che iniziano i raffreddori del periodo. Tagliate un po' di radice di zenzero a fettine piccoline, in modo che comunque bollendo rilasciano di più il loro succo, e le fate bollire. Poi aggiungete sempre insieme, prima che arrivino al bollore, anche magari una foglia d'alloro e, avete capito bene, l'origano, che fa stra bene per i polmoni, quindi per la respirazione. Bevete ogni sera tisane di origano e zenzero e vi passa tutto, anche la tosse, mal di gola, è veramente una manna dal cielo. Mi sembra che sto facendo tipo la giornalista. Poi passiamo all'altra busta, che tra l'altro devo muovermi perché queste vanno nel congelatore altrimenti si scongelano, e sono le cotolette di pollo e tacchino con spinaci. Io vado matta per queste cose qua, non le mangio spesso, non mangio più spesso la carne, però non compro mai carne da, cioè, surgelata, però l'ho comprata anche qua per quei momenti in cui non ho sbatti o non ho più niente in casa, che magari sono oddio cosa mangio, e invece per rimangiarmi tutto quello che ho detto e sentirmi appunto un po' più healthy, ho preso i nuggets a base di soia, quindi sono appunto dei finti nuggets di pollo, però sono fatti di soia. Anche questi li avevo già provati, molto buoni da fare o in padella o al microonde. Vi consiglio in padella perché le cose al microonde diventano tutte stoppacciose, ciancicose, tutto molto strano. C'è Freya che sta mettendo la mia sciarpa. Vabbè. Poi per la mia colazione magica, le scamorzine affumicate. Volevo prendere la scamorza affumicata intera da tagliare a fettine. Mi piace di solito la mattina fare il contrasto con dolce salato e fare in padella due fettine di scamorza, in modo che diventano morbide morbide, e tipo con l'uovo e poi la brioche. C'è questo mix di dolce salato che mi fa impazzire, e anziché prendere la scamorza intera a sto giro ho preso le scamorzine, che almeno ne mangio una, la taglio e la mangio una al giorno, tipo. Vi direte, oddio, ma che colazione fai, Gloria? Sono molto strana. Questo qua è il pomelo, e il pomelo l'ho scoperto l'anno scorso grazie ai miei amici del market asiatico, dove vado sempre a comprare tutte le cose asiatiche qua nella mia città. Vi lascio ovviamente anche il loro Instagram nell'info box, ma nel caso non abbiate mai assaggiato il pomelo, io ve lo straconsiglio, perché è veramente molto molto strano. Adesso lo aprirò con voi e ve lo faccio vedere, perché secondo me merita. Ottimo in questo periodo, perché si mangia d'inverno e perché ha un sacco di proprietà benefiche per il nostro sistema immunitario, fa benissimo al sistema immunitario. Non pensavo di trovare il pomelo al Lidl, sono rimasta piacevolmente colpita. Fa parte della famiglia del pompelmo, se non dico una cacata. Per aprirlo dobbiamo sventrarlo, e questa cosa è molto divertente perché io ho fatto un taglio adesso in questo modo. Guardate quanto è protetto dalla sua pellaccia. Poi fa un profumo. Queste scorzette qua le potete anche tenere e magari lasciare essiccare all'aria, così vi danno anche un po' di profumo buonissimo.
Perfetto, dopo aver aperto la nostra metà di pomelo, io l'ho sempre assaggiato rosato. Questo qua è la prima volta che lo assaggio di questo colore e cercherò di farvi vedere l'interno del pomelo, che è molto interessante. Guardate l'interno, come vedete non perde acqua e è tutto protetto, cioè quando lo dovete mangiare dovete prendere queste parti, ok? E tutte queste parti qua sono da mangiare così. Ma la cosa divertente è che, come vedete, non perde succo e ogni chicchetto, ogni ciuffettino è protetto da questa pellicolina, ma una volta che la mangiate è super succoso. È stranissimo. Io non sono un amante del pompelmo, anzi il pompelmo non lo sopporto perché ha quella nota marognola che non mi piace. Questo in particolare è un po' più simile al sapore del pompelmo, nonostante sia honey pomelo. Vi consiglio di provare quello rosato perché è un po' più dolce, però non è male e fa stra bene, non è per niente male. E poi secondo me è anche divertente da mangiare, da far mangiare anche, che ne so, ai bambini. Andiamo avanti con le ultime due cosine, che sono delle semplicissime dei semplicissimi croissant e brioche. Ho preso il pan au chocolat, mi piace sempre moltissimo, e poi la brioche al burro. Anche questi li terrò per le mattine a venire da mangiare. Non diventano dure da mangiare? No, perché io anche queste le scaldo in padella e vengono strabuone con un filo di burro. Tutto molto grasso, lo so. Però ripeto, cioè, amici, arriva l'inverno, dobbiamo mettere su massa grassa. Semplicissima questa mia spesa, veramente molto essenziale, però non vedevo l'ora di avere loro due. Non è una spesona, anzi fatemi sapere se vi interessano questo tipo di video, magari per farvi vedere cosa compro anche all'asiatico di spezie e cose che mi servono per cucinare, e magari vi faccio appunto un video la prossima volta che andrò a fare la spesa. Era la prima volta che facevo questo video, quindi siate buoni. Detto questo, io adesso metto via tutto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video così veloce, ma insomma spero di avervi tenuto compagnia per quanto mi è possibile. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!